voglio scrivere di un luogo speciale, come è stata per me la casa condivisa con le mie sorelle. Di tanto in tanto vi invierò le pagine che ho scritto, sperando in un vostro giudizio positivo. Mi sto ispirando a voi anche per un personaggio maschile, ma non mi anticipo nulla. Vi auguro ogni bene, la vostra amica Luisa May. Betty, appena lasciato la scena con i suoi filtri misteriosi, tu sei rinchiusa nella torre d'un tratto, inaspettatamente Ugo il cattivo entra e tu gridi terrorizzata: Rodrigo, Rodrigo, salvami! E sbieni. Allora Rodrigo, Meg entrerà. Meg, ma se dico che Meg fosse Don Pedro, mio padre! Sì, lo è, ma tu non lo sai! E mi te l'ho detto mille volte, fino alla fine del quinto atto non devi sapere chi sei. Sì, d'accordo, ma Meg lo sa. Ma certo che lo so. Allora voglio saperlo anch'io. Ma perché devo rimanere sempre inconscia? Semplicemente perché quando lo sai, il dramma finisce. Meglio. È troppo lungo. Un giorno cresceremo tutti. Tanto vale sapere quello che vogliamo. Ognuna aveva una personalità ben diversa da quella delle altre. Ma non hai bisogno di molti corteggiatori, te ne basta uno solo se è quello giusto. Ma sentitela! Meg non si sposerà tanto presto. Guarda, se fosse per Joe, io non mi sposerei mai. Le scarpe mi stringono, 19 forcine che mi tirano i capelli, una toppa mi dietro e mi sento a terra. E i guanti? Eccoli, però sono sporchi di limonata, sarà meglio che non li metta. Nessuno, non mi va di stare lì impalato a fissare la gente. Ah no, non conosco più le regole, devo mettermi la giacca. Come state, Miss March? Bene, grazie, Mr. Lores, ma io non sono Miss March, sono soltanto Joe. Ma io non sono Mr. Lores, sono soltanto Lori. Lori Lorenz? Lori. Che strano nome. Ho deciso. Io non mi sposerò mai. Mai. Così sentenziò Joe. L'ho venduto! L'ho venduto! Ora tutti quanti potranno leggere il mio racconto La mano invisibile. È un dollaro, eccolo qua! Tanta fatica per un dollaro. Non sono troppo piccola! Sai tu che ti sei accaparrata Lori? Ti prego, posso venire? Mi ho paura che Lori abbia preso solo 4 biglietti. Beh, ti sembra che sono in ordine? Cavolicchio, Meg, non è un'incoronazione, sono solo Lori e quell'orribile professor Brooke. Voglio venire! Vedrai che il tuo sogno si avvererà. We give him a hearty welcome, then hurrah, hurrah. The men we cheer, the boys we shout, the ladies they will all turn on, and we all feel gay when Johnny's come marching home. Dove stai andando, Meg? Da nessuna parte, Joe. Perché? Stai andando dal professor Brooke. Perché me lo chiedi? Non crederai di esserne innamorata, perché io posso dirti che non lo sei. Ah, non lo so. No? Ma è che è impossibile. Vedi, io sono una scrittrice, scrivo romanzi d'amore, quindi lo so. Non hai nessun sintomo. Mangi le nove, dormi come un ghiro, non sei nervosa ed irritabile, non cerchi la solitudine, quindi tu non sei innamorata, perciò tu non devi sposare quell'uomo. Io non voglio sposare nessuno. Mi ha volato di rendersi purtroppo gli scrivi non vogliono neanche leggere i miei racconti. Ti abbraccio con affetto a Joe. Mi sentivo audace lasciando Concord, ma ti confesso che trovo New York una città difficile e strana e che mi ci sento strana anch'io.
Spero in esperienze di natura letteraria, che tutti gli eventi di natura romantica... Appena vi ho visto, ho pensato subito lei è una scrittrice. Scusatemi, io ero entrata solo per guardare. Gli uomini non votano perché sono buoni, votano perché sono maschi. E le donne dovrebbero votare non perché siano angeli, gli uomini animali, ma perché siamo degli esseri umani, cittadini di questo paese. Cara Mary, il professor Fritz ha detto... Cara Beth, mi mancate terribilmente. Lori continua a farmi visita, ma non lo sopporto. Sperpera i soldi della sua famiglia, oziando il corretto. Questo è quello che io scrivo. Mi dispiace che non sia all'altezza dei tuoi eccelsi modelli. No, Gio, c'è molto di più dentro di te. Adesso sono io quella che va avanti. No, Beth, io non ti lascerò andare. È come la marea, Gio. Quando se ne va. Se ne va adagio e non la puoi fermare.